siamo la realtà più grande produttiva nel mondo del vino come quintali prodotti, anche se come fatturato nel mondo del vino siamo circa la decima azienda. Un mercato assolutamente frammentato, nel senso che se voi andate davanti a uno scaffale di un qualsiasi supermercato, io stesso, che so che ho i prodotti all'interno del Fatica a referenziamento, trovarli. faccio fatica, comincio a guardare, mi viene mal di testa perché ci sono 1 milione di etichette. E siamo, per fare un esempio, in Datti Airai, siamo la quinta azienda come volumi di spumanti, ma abbiamo 56 punti di ponderata, quindi ponderate molto basse, numeri molto bassi. Quando si parla di KPI, logicamente i volumi per noi sono fondamentali perché noi abbiamo dei soci conferitori che portano l'uva. Se la stagione va bene possiamo fare 1.200.000 quintali di uva, se va male arriviamo a 780, insomma, mila, tipo 3 anni fa. Quindi c'è sicuramente la necessità di vendere le nostre uve. La nostra fortuna è che anche in questo caso siamo polverizzati anche come distribuzione, perché ancora la nostra cantina fa il 45% del fatturato, è ancora vino sfuso, cioè noi vendiamo ad altre cantine. Quello che rimane, il 52% estero, il 48% è Italia, quello che è il 48% dell'Italia, poi un 70% è distribuzione moderna e un 30% canale tradizionale. Quindi abbiamo comunque anche molte valvole di sfogo quando le produzioni comunque sono notevoli. E più logicamente bottiglie facciamo rispetto allo sfuso, più per noi è un valore aggiunto in termini di redditività. C'è da una parte la regola aurea, che sarebbe quella di dare più deleghe possibile nella periferia, dall'altra parte c'è la realtà, che ci si trova purtroppo, non sempre, fortunatamente, stiamo comunque implementando, ma ci troviamo comunque a delle figure professionali qualitativamente poco in gamba, diciamo. Prima si parlava prima dei baroni, anche noi abbiamo i baroni, che alla fine sono baroni perché sono da tanti anni, hanno tanti rapporti interpersonali. Poi quando si va a parlare di pressione promozionale, di listing, ah, mi ha chiesto 10.000 euro di listing, da che gli diamo perché così facciamo fatturato. Ho detto: ma tu sai quanti punti vendita hanno? Sai che fatturato possiamo proiettare? No, no, cosa c'entra? Ci ha chiesto 10.000, capire. Da una parte c'è il canale tradizionale dove non c'è, secondo me, un futuro, perché comunque, come dicevamo prima, costi altissimi di visita e bassissimo fatturato, quindi se non hai 50 aziende, 20 aziende in portafoglio, non riesci nemmeno a pagarti la benzina. Dall'altra parte un canale moderno, dove ci sono sicuramente, il costo variabile è sempre un vantaggio, però se il costo variabile non ti porta comunque il lavoro decoroso che hai bisogno di portare a casa, non, è un costo variabile che comunque è comunque elevato.